Cavani Inter possibile, la priorità è Lukaku, gli altri sono piani B con tutto il rispetto. Altri attaccanti, a parte Dzeko che non è un piano B ma è un piano A ex aequo, nel senso che Conte vuole due attaccanti, tutti gli altri sono piani B. Zapata piace, a me se non concesso che l'Atalanta voglia cederlo, ma è un piano B. Cavani piace, ma è un piano B. E quindi io credo che andremo verso, visto che non c'è troppo tempo a disposizione, andremo verso la definizione di questa cosa, almeno come offerta ufficiale che l'Inter vorrà presentare. Allora, conosce bene Antonio Conte e Franco Ceravolo, possiamo dire che è ovvio che è impaziente Conte di avere gli attaccanti, però lavorare sapendo che hai Esposito fortissimo 2002, Longo che però se ne va, è già venduto, io mi metto nei panni di Conte, e forse un pochino i tempi li sta controllando, dice che ora sono, che giorno è. Ma come ha detto Alfredo bene, conoscendo Conte, è uno molto meticoloso, vorrebbe lavorare con la squadra completa, perché lui naturalmente è cambiato, sappiamo che inizia fra qualche mese, no? Per cui vorrebbe giustamente lavorare con i giocatori che devono capire quali sono qual è il suo meccanismo, qual è la sua tattica, qual è il suo modo di muoversi. Però sono convinto che la società l'accontenterà, perché Antonio non andava all'Inter senza non avere garanzie, per cui bisogna avere un po' di pazienza. Ma il carattere di uno tosto come Antonio lo conosciamo, lui è molto bravo in questo, e ripeto, ha detto bene come ha detto Alfredo, che bisogna puntare un qualche telecamera, perché Antonio vive a 90 minuti la partita come un calciatore, sta sempre sul pezzo, per cui vuole avere tutte le cose al posto giusto, al momento giusto. E adesso nel periodo di mercato purtroppo bisogna capire che ci sono delle società che devono fare delle operazioni. E ti dico una cosa, oggi non ci sono attaccanti, ma io dico, la dirigente Evans c'ha 3-4 attaccanti in più, no? 2-3 attaccanti in più. E c'è anche l'Inter, c'ha, come abbiamo detto, Icardi. Può succedere anche che può succedere qualche sorpresa da sì, quella fine. Il solito famoso scambio con Dybala. Ma no, quello... ma ci può essere anche Higuain che potrebbe fare uno scambio, tutto può succedere. Anche se la Roma sta insistendo molto. Lo so, Alfredo, ma tu inseriscititi nella discussione il mercato, quando vuoi per dare notizie. Però Higuain... Ma può succedere di tutto, ne ho viste di queste cose. Ti dico che la Juventus ha fatto bene a prendere un giocatore importante, perché ci sono squadre che prima vogliono vendere e poi acquistare, per il bilancio e tutto il resto. Invece la Juventus ha fatto bene quello che ha fatto, ha preso un grande giocatore, un giovane che tutti sappiamo, di elite, 19 anni, e io che ho girato per tanti anni in tutto il mondo, ho visto tanti giocatori, ti posso garantire che un giocatore a 19 anni con queste potenzialità ne ho visto veramente poco. Però oggi la Juventus sicuramente deve andare a una bottega per le altre società, e tutti vorrebbero prendere i giocatori che la Juventus ha in esubero, per cui ci sta pure qualche sorpresa da qui alla fine, che qualche giocatore importante della Juventus possa essere come dire, interessare Antonio Conte, e Antonio Conte naturalmente non vuole guardare il passato di Icardi o meno, ci può stare che qualche giocatore importante della Juventus può magari andare all'Inter. E in questo caso ci può essere qualche scambio importante. Allora, Conte è impaziente, è un dato di fatto, vuole lavorare, anche perché lui sul punto di vista della tattica, della tecnica, dell'agonismo è un malato, nel senso buono del termine, e oggi allenarsi sapendo che di questi attaccanti probabilmente non ne sfrutterà neanche mezzo, ed è un po' complicato lavorare sapendo che comunque non c'è Lautaro Martinez, adesso arriva Puskas, ma potrebbe, se tutto va bene, fare il quarto attaccante, c'è Esposito, ma farà la primavera ancora con qualche apparizione in prima squadra, perché è un 2002, Longo lo hanno portato solo per fare numero, ed è brutto dirlo, ma è così. Vi faccio prima vedere il servizio della nostra redazione con Conte impaziente, e poi però andiamo ancora su Lukaku e Dzeko, e Alfredo Pedula ci dirà se ci sono o meno piani B e piani C, perché adesso l'Inter vuole davvero velocizzare anche per, tra virgolette, tranquillizzare Conte. Vediamo. Allora, delle due l'uno, mentre Pedula è pronto per darci anche le notizie che tra poco vedremo subito, con Giuseppe Di Bari, ex direttore sportivo dell'Olanense, ex, perché lo ricordiamo, non sei più il direttore sportivo dell'Olanense, ex direttore sportivo della Foggia. Qui ricordo un attimo ai telespettatori che hanno un po' di appuntamenti, se andate al mare, se andate in vacanza, fate quello che volete, questi sono orari alla portata di tutti, perché in diretta sabato c'è la prima Inter di Conte con l'International Champions Cup contro il Manchester United, che
li ha tutti in campo, anche perché si parte il 9 agosto in Premier e non più avanti. Quindi alle 13.30 Manchester Inter, a seguire vi ricordiamo anche in serata Benfica Chivas alle 22, Arsenal Fiorentina a mezzanotte, Bayern Monaco Real Madrid alle 2, tutto in diretta con Pedullai che già ha prenotato un posto sul divano di casa e ha detto a tutto il palazzo: non mi citofonate neanche per sbaglio, perché devo vedere Sport Italia dalle 13.30 alle 4 del mattino. Se citofono il postino di sabato, qui scatta l'omicidio, lo so, Pedullai stai calmo. E poi domenica alle 13.30 pranzo con la prima di Sarri, qui peggio ancora, se si avvicina il postino con la prima di Sarri, citofono a Pedullai. Io mi consiglio di cambiare il citofono e scrivere il cognome della signora Pedullai, perché c'è la prima di Sarri e Pedullai ha preparato Coca-Cola, popcorn, patatine, bandierina, Juventus Tottenham alle 13.30. La bandierina non è bianconera, ma ha la faccia di Sarri. La bandierina di Sarri. Se mi dice la bandierina con la faccia di Sarri, no, la bandierina della Juventus, che non se può fregare nemmeno della Juventus, ma la faccia di Sarri da una parte, dall'altra c'è la faccia di Sarri, sia a destra che a sinistra, con Pedullai carico. Queste sono le partite dell'Inter che vi racconteremo e vi faremo vedere tutte in diretta in esclusiva su Sport Italia. Poi la prima di Sarri e in teoria anche la prima di De Ligt e la prima di Rabiot, e quindi ci sarà, non sarà la prima di Ramsey, che ancora deve recuperare dall'infortunio, e vedremo se sarà però l'ultima di Higuain. Torniamo sul discorso Antonio Conte: è preoccupato, più nervoso secondo te, direttore? Allora, per me, come diceva Alfredo, le priorità sono Lukaku e Dzeko, e lui in questo momento è dentro di sé incavolato. È ovvio che cerca di non esternarlo più di tanto, anche se lui è uno che è pieno, vorrebbe sbottare, ma deve avere un po' di pazienza, anche perché ci stanno lavorando. Solo che purtroppo in questo momento il Manchester sta alzando, perché sa che lo vogliono a tutti i costi, il lavoro lo stanno facendo, solo che deve pazientare. Però, come dicevamo prima, Antonio, cioè il mister, per spiegare quello che lui vuole, i giocatori li vuole avere prima, anche perché dal punto di vista tattico e tecnico, se non ci lavori con i giusti tempi, non vai da nessuna parte. E lui è uno che vuole lavorare avendo tutta la rosa a disposizione, quindi in questo momento immagino che sia quasi per sbottare. Allora, questo è il test che vi abbiamo trasmesso domenica su Sport Italia, Lugano-Inter, e lì Conte avrà pensato, adesso non voglio forzare perché Pedullai giustamente poi mette il freno a mano e ha ragione, però Lugano-Inter, prima uscita a Lugano, i tifosi dell'Inter, me la gioco con Esposito e con Longo. Quando vai a giocare col Manchester United, dopo 4 giorni giochi con la Juve, poi giochi con il Paris Saint-Germain e poi giochi a Londra nello stadio del Tottenham col Tottenham, io credo, con tutto il rispetto per Esposito che è fortissimo 2002, Alfredo, e con Longo, forse lui non vuole perdere, rischia anche. Lui vuole vincere anche le partite in amichevole. Come? Anche in amichevole lui vuole vincere. Concordo. Difatti vedrai dopo queste partite come. Speriamo che vada tutto bene, perché sennò altrimenti. Appunto. Vedrai, sì, allora non sto forzando io, Alfredo, te lo stanno dicendo due direttori sportivi. Però, sì, ma scusami un secondo, no, infatti non sto dicendo che stai forzando, questa cosa secondo me non va estremizzata, perché quando tu hai individuato un piano A, devi credere nella tua società e devi credere in chi Lukaku ti ha dato il via libera. Poi è chiaro, devi fare l'operazione, non hai tanto tempo, ricordiamo che il mercato in Premier chiude l'8 di agosto e domani siamo al 19 di luglio se non sbaglio, quindi hai tempo 10 giorni per formalizzare questa cosa, ma il piano B per Conte non esiste, sarebbe un ridimensionamento. Era preparato al fatto che non è che vai a prendere Lukaku acquistandolo da una società di periferia, quindi io credo che su Lukaku, malgrado il pessimismo crescente, occorre tenere una porta aperta e poi Dzeko sarà di là a venire. Qualsiasi altro piano B, anche per le caratteristiche, faccio un esempio, Zapata ha delle caratteristiche che si avvicinano a Lukaku, però è un calciatore diverso. Conte vuole Lukaku, evidentemente al momento della firma gli hanno garantito che su Lukaku e per Lukaku avrebbero fatto il massimo possibile. Dobbiamo avere un po' di pazienza, oltre che di fiducia se fossimo mediamente tifosi nerazzurri, perché è una cosa che in qualche modo l'Inter cercherà di sbloccare. Ma su Zapata, scusa Alfredo, Zapata sono sicuro di questo, ci ha messo il veto Gasperini, per cui è intoccabile. Zapata non si al 100% tocca. Te lo dico che non si. Se devi fare la Champions, gli vendi Zapata. No, poi. No, ma io parlavo di caratteristiche oggi, se parli di Cavani, parli di un attaccante che può piacere a tanti, ma ha caratteristiche completamente diverse. Però ti dico, lui vuole Lukaku. Scusa. Cioè lui si sveglia la mattina con la foto di Lukaku accanto al comodino, ed è questa la sua aspirazione. Alfredo, ti dico per certo che conosco Antonio bene, Cavani piace molto ad Antonio Conte, te lo garantisco. Poi non so se si farà l'operazione o meno,
Ma è uno degli attaccanti che è sempre piaciuto. È sempre piaciuto a lui. Non è un piano A. Sì, non è un no, piano è chiaro A. Che non sarà un piano A. Non è un piano A. Tu sei meglio di me che Cavani ha caratteristiche però un po' diverse. Sicuro. Rispetto a Lukaku. Certo, certo, certo. Vuole gente fisica. E quindi sulle davanti. Caratteristiche vuole gente, cioè Cavani è un grandissimo attaccante, classe 87, che ti garantisce gol, ma ti garantisce dei movimenti non in piena fisicità, esplosività, potenza assoluta, che come sprigiona Lukaku. Altrimenti ne vuole prendere due, da subito ne vuole prendere due, certo. Ne vuole prendere due lui. L'altro è Dzeko, che è prigioniero politico. Di Bari è vuole, presa la Roli. Vuole due giocatori di attaccanti di struttura. Lukaku e Dzeko sono due giocatori che lui vuole assolutamente. Ma Lukaku arriverà tempo al tempo, lui sta facendo di tutto per... Però la domanda che faccio, e allargo la discussione, questo è Lukaku che si sta allenando col Manchester, poi non si è più allenato e non giocherà con l'Inter nella sfida delle 13.30 che vi mostreremo su Sport Italia sabato ore 13.30. Però Savarola, io adesso davvero non vorrei insistere più di tanto, però Conte, come diceva Ceravolo, che ci ha lavorato e vissuto insieme a Torino con la Juventus e non solo, e con Di Bari che lo conosce bene, uno di Manfredonia e l'altro di Lecce, sono quasi mezzo paesani. Abbiamo fatto l'ISF insieme, guarda. Abbiamo fatto l'ISEF insieme, siamo diplomati insieme, quindi non è che siamo insieme. Molto amici, quindi non è che... sì, diplomati all'ISEF, oggi scienze motorie. Sì. Insieme avete fatto? Sì. Quindi lo conosci bene? Sì. Ok, mezzo pazzo nel senso buono del termine, tutto pazzo e non vuole perdere le amichevoli. Assolutamente no. Io mi metto nei suoi panni, giocare le sfide che poi qualcuno dirà ma sono amichevoli, Conte se parte con... la sconfitta e vediamo poi se perde, proprio da se vinca, col Manchester United che è avanti di condizione sabato, mercoledì alla Juventus, e lui affronterà per la prima volta la Juventus che si presenta con Cristiano Ronaldo, con Mandzukic, comunque con Higuain, con Bernardeschi, si presenta con De Ligt che può giocare. È vero che l'Inter poi c'è Rabiot, ce li ha tutti la Juve, è verissimo, però c'è due squadre. Io credo che al di là di questa competizione, che è molto affascinante perché si sfidano le migliori squadre d'Europa, forse del mondo, l'Inter ha da colmare un gap con la Juventus che in questo momento sembra quasi incommensurabile, e quindi credo che la priorità di Antonio Conte non sia riuscire a competere oggi col Manchester United, col Paris Saint Germain, tutte belle squadre, tutte belle partite, ma penso che la priorità di Conte sia quella di riuscire ad accorciare il più possibile la distanza con la Juventus. Come lo fai? Comprando gli attaccanti che sono i piani A. E come diceva prima Alfredo, non è che stai andando a bussare alla squadra dell'oratorio, stai andando a bussare alla Roma, stai andando a bussare al Manchester United, giocatori che hanno ingaggi importanti, che hanno un peso specifico importante nelle loro squadre, e quindi è normale che ci vogliano i suoi tempi, ma Conte questo non poteva non saperlo quando ha firmato. Ho capito, cioè, però... quando ti perfidi... E poi soprattutto neanche devi mettere... Ma Dzeko, se la Roma non ha preso Higuain o comunque non trova il sostituto di Dzeko, a oggi Dzeko è l'attaccante principale della Roma. Volevo dirti una cosa, c'è la Juventus di colmare questo gap giustamente, ma Conte non vuole arrivare secondo, è andato all'Inter per arrivare prima. Ma infatti... Anche quest'anno, te lo mettevo per iscritto. Infatti appunto, quello che sto dicendo io, quello che conta è arrivare primo alla fine del campionato italiano. Non è che tu devi vincere col Manchester per dimostrare che sei forte, certo, il problema è che se vinci ad inanellare una serie, chiaro, di sconfitte e parti con, perché chiaro, il tifoso poi incomincia a lamentarsi, sì, e no, Conte è nella sua psicologia, sì, perde un col non Manchester risolto, con la Juve che hai Icardi, che ce l'hai lì e lo devi vendere, e quindi questo è un problema che una volta risolto ti può creare delle possibilità perché incassi eccetera eccetera. Lautaro Martinez ha giocato una competizione importante, quindi non c'è per questo motivo, non è che Lautaro Martinez non gioca più nell'Inter, quindi io capisco che i tifosi vogliono vedere l'Inter vincere tutte le partite. No, i tifosi, i tifosi può e Conte stesso, Conte. Ma Conte quando ha firmato sapeva che l'Inter ha bisogno di cambiare tanto, e infatti ha preso Barella e Sensi, e con tutto il rispetto però li ha presi da squadre come Sassuolo e il Cagliari, che è diverso che andare a bussare alla porta del Manchester United, è evidente, quindi è normale che sia un'operazione che siano state più veloci e più semplici da fare. Adesso, siccome sei ambizioso e vuoi prendere dei giocatori forti da squadre forti, devi rispettare i tempi, e quindi questi sono i tempi, ma sì, lui lo sapeva già. È paradossale che però all'Inter ci sia Beppe Marotta, che ripeto, grandissima stima nei confronti di Marotta, che è il grandissimo fautore, però ha perso questa battaglia politica della chiusura anticipata del mercato, dura troppo e alla fine rischia di arrivare comunque lungo sulle operazioni, e quindi il mercato lungo, al contrario, sì, questa volta gli dà l'assist a Beppe Marotta, perché Marotta sa bene che adesso, sì, certo non arriverà il 2 settembre, però chiudere in tempi brevi queste operazioni non è semplice neanche per Marotta, che è un grande del calcio mercato.
mercato, Alfredo? No, tra l'altro il mercato lungo nel caso di Lukaku è il mercato corto, perché noi abbiamo cercato di spiegare due cose. La prima, che l'Inter, noi siamo bravi ad attribuire calciatori a tutti, no? Però poi non facciamo i conti con quelle che sono le difficoltà. Mi spiego: se Icardi è una cosa che si sblocca dopo Ferragosto, se si sblocca, e tu avevi messo in preventivo di incassare almeno 60 milioni, devi fare un extra budget. Il mercato lungo, come diceva giustamente Michele, è un mercato cortissimo. Domani è 19, devi fare un'offerta al Manchester United scritta, giusta, vera, congrua e cospicua entro il 28 luglio, il 29 luglio, il 30 luglio, altrimenti dal 1 agosto ti saluto, perché noi dobbiamo pensare che lo United, per cedere Lukaku, che spinge maledettamente per andare all'Inter, poi deve prendere un sostituto, e quando lo prende il sostituto, se il mercato chiude l'8? E soprattutto siamo all'interno di un incastro clamoroso, perché malgrado il pressing della Roma e l'accordo tra Juve e Roma, Higuain alla Roma non ha aperto, quindi Higuain parte con la Juve, Higuain in questo momento dice no a tutti, compresa la Roma, quindi siamo davvero all'interno di scatole cinesi che non possiamo ancora aprire. È il caso di dire le scatole cinesi, perché tra l'altro Inter-Juve mercoledì si giocherà a casa Zhang a Nanchino, quindi almeno noi, che vi trasmetteremo in diretta in esclusiva su Sport Italia il primo derby d'Italia della stagione. Inter-Juve, qualcuno mi dice, ma non è più derby d'Italia, perché poi la Juventus è andata in Serie B, è derby d'Italia e lo sarà sempre. Inter-Juventus alle 13.30 in diretta, si giocherà a Nanchino, dove ci sarà anche Zhang Senior, oltre che Zhang Junior, a rappresentare l'Inter nella sfida contro la Juventus. E davanti agli occhi e sotto gli occhi di Zhang, sicuramente conta la bella figura contro la Juventus, vuole farla. Poi, se vogliamo dire che Conte, va bene, si accontenta di perdere con la Juventus, credo che Manca il calcetto, vuole perdere. È un pazzo squilibrato, e quindi voglio vedere come giocherà contro la Juve. I grandi campioni, ti ripeto, ho visto tanti campioni anche nelle partite tra di loro. Alla Juventus ho visto spesso gli allenamenti, c'erano i campioni, non devo citarli, che se perdevano spaccavano pure, hai capito, anche la bandierina del calcio d'angolo, poi gli litigavano nelle partite. Quindi Antonio ha questa mentalità vincente. Ma voi ragazzi, mi ridate quell'immagine dove Lucano Inter domenica, che vi abbiamo trasmesso, Conte a un certo punto si agita, incita, fa così, proprio è uno che non lo trattieni. Vive adesso, la partita come adesso lui ha un trittico, anzi di più, ha 4 partite, 5 partite una dietro l'altra. Ti racconto un aneddoto, non l'ho già detto, mi sembra, qualche volta quando Antonio ha smesso di giocare a calcio, io l'ho utilizzato come osservatore per me all'estero, e difficilmente l'allenatore va sui calciatori. Lui è riuscito, anzi mi ha segnato dei calciatori che sono diventati calciatori importanti. C'è un allenatore che vede già in prospettiva i giocatori, quindi per un allenatore è una cosa importante. Non tutti gli allenatori vedono un potenziale campione già e che possa dare un contributo. Lui mi ha segnato dei calciatori che adesso stanno nei giri della nazionale. La butto lì, avanzare in Angolano per questa partita può essere una soluzione? Tra l'altro c'è pure Politano infortunato. O Perisic. Sì. Qualcuno dovrà metterli davanti. Sì, però non credo, però che farà non penso con Esposito. Devi dare sostanza. Puoi cambiare il ruolo un po' a un centrocampista, a un esterno. Però qualche ragazzo può anche metterlo dentro. Uno, sicuramente. Esposito qualcuno lo metterà più avanti. Esposito è bravissimo. Almeno valorizza Esposito, è un 2002 tuo. Certo. Ma già però conosciuto, che già è ceduto. È un calciatore ormai conosciuto. Esposito è un talento, per cui. Però come hai detto tu giustamente, non puoi ecco perché Antonio forse sta, lui vorrebbe questi giocatori, come ha detto lui, già pronti, dove devono capire subito e partire già senza nessuna, tra la Juventus e altre squadre. Chiaro, deve essere, senza gap. E lui per questo vorrebbe i giocatori subito, e ha ragione.